Il cosiddetto decreto carcere diventato legge questa settimana ha scatenato un acceso dibattito politico. Il provvedimento prevede un miglioramento generale delle condizioni di detenzione, l'aumento del personale carcerario e una procedura semplificata per accedere alla liberazione anticipata. I sostenitori del decreto affermano che la questione è stata trascurata dai governi precedenti. Si tratta di un problema grave, quello del sovraffollamento e dei suicidi in carceri, che viene affrontato per la prima volta dopo circa 15 anni di immobilismo e di assoluto silenzio da parte dei governi delle sinistre. E due esigenze, quella del garantismo e quella della sicurezza, che si coniugano dal nostro punto di vista assolutamente bene con questo decreto. Secondo Antigone, una ONG che gestisce un osservatorio sulle carceri italiane, il tasso di sovraffollamento si attesta oggi al 130%. In 56 dei 190 istituti penitenziari del nostro paese supera addirittura il 150%, una delle cause dietro i 65 suicidi di detenuti avvenuti finora nel 2024. Sarebbe stato negligente da parte di qualsiasi governo non intervenire. Il problema che si è scelto per calcolo politico un intervento non strutturale e un intervento che sostanzialmente non cambierà la situazione e anzi in alcuni punti largamente deludente rispetto anche a quelle che potevano essere alcune aspettative. Questo è come se volessimo fare un paragone, è come se ci sono dei problemi strutturali ad una casa, la casa sta crollando, in questo caso la casa è il sistema penitenziario e invece di andare a lavorare sulle fondamenta, tu ti occupi di cambiare le tapparelle o modificare i davanzali. L'Italia non è sola da questo punto di vista. Secondo il Consiglio d'Europa, la popolazione carceraria ha raggiunto livelli critici in altri paesi UE, inclusi Belgio e Francia. Da 30 anni a questa parte, a partire dagli Stati Uniti e poi in Europa, in generale nel mondo occidentale, si è deciso che il diritto penale e i sistemi penitenziari dovessero prendersi carico e risolvere problemi che in realtà non hanno nulla a che fare col penale e col penitenziario, ma che sono prima di tutto problemi sociali. Il tema delle tossicodipendenze, il tema del disagio giovanile, il tema della salute mentale, il tema della povertà. Le disposizioni contenute nella nuova legge non diventeranno effettive prima del termine dell'estate, il periodo peggiore per le condizioni di vita nelle carceri italiane. Per l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodoligo San Marco, quella del 2024 è stata un'estate da record. In poche settimane sono stati effettuati ben 12 trapianti di reni, di cui 3 doppi trapianti, vale a dire eseguiti contemporaneamente in due pazienti diversi e con due equip differenti, questi ultimi tra il 26 luglio e il 5 agosto. A comunicarlo con grande soddisfazione il direttore generale dell'azienda Gaetano Sirna, insieme al direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare e trapianti Pierfrancesco Verù, che con i suoi professionisti ha portato a termine il risultato straordinario che ha elevato notevolmente il numero di trapianti di rene eseguiti negli ultimi anni nel centro di riferimento regionale del Policlinico. Gli organi provenienti da varie regioni italiane e da rianimazioni siciliane sono stati resi disponibili per i nefropazienti del centro del Rodoligo grazie alla stretta collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Regionale Trapianti diretto da Giorgio Battaglia. I 12 pazienti dei delicatissimi interventi, tutti intorno alle sessantina d'anni tra uomini e donne, stanno bene e faranno presto rientro a casa dai propri familiari con i quali poter affrontare i progetti futuri con maggiore serenità, condividendo con loro la gioia di essere tornati alla vita lontano dall'estenuante dialisi. Una volta dimessi, tutti seguiranno un percorso di follow-up previsto dai protocolli antirigetto sotto la stretta osservazione dei sanitari del Policlinico. I trapianti sono stati realizzati nelle modernissime sale ibride del Policlinico dall'equipe composta dai fratelli Verù, Pierfrancesco e Massimiliano e coordinate dal cardioanestesista Enzo Scuderi. La perfetta macchina organizzativa che ha consentito di programmare e realizzare gli interventi ha visto coinvolte moltissime strutture del Policlinico, oltre decine di medici, infermieri e personale sanitario. Il centro trapianti del Policlinico di Catania si conferma attore principale della trapiantologia regionale e nazionale, sottolinea il direttore generale Sirna, ed è l'unico centro della Sicilia orientale a dare risposte concrete ai malati affetti da gravi patologie, anche grazie alle più moderne tecnologie presenti.
A seguito della riunione dei sindaci dei comuni della città metropolitana di Catania, dopo gli ultimi eventi parossistici dell'Etna, è stata avanzata alla regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza. Ringrazio il sindaco metropolitano Enrico Trantino che si è fatto portavoce della richiesta di tanti comuni e inviato al presidente della regione Renato Schifani formale richiesta di delibera dello stato di emergenza nazionale, dichiara il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Giorni fa in riunione abbiamo valutato le condizioni di emergenza derivanti dalla ricaduta di cenere vulcanica e abbiamo pensato a un piano strategico a lungo termine che ci consenta di gestire il fenomeno sempre più ricorrente come ordinario. Serve una soluzione che preveda un'unica regia per coordinare le operazioni di pulizia su tutti i comuni interessati, impiegando mezzi meccanici e personale qualificato. C'è bisogno di risorse per l'acquisto e la gestione dei mezzi con una strategia globale che permetta pronti interventi e un risparmio di spese nel tempo. Contemporaneamente, però, considerata l'emergenza già in atto, è necessario intervenire tempestivamente a tutela dei nostri cittadini e della salute pubblica e le risorse finanziarie dei comuni non possono bastare. Per la pulizia delle strade del territorio metropolitano dalla cena degli ultimi fenomeni serviranno circa 15 milioni di euro e dobbiamo tener conto che gli eventi possono ripetersi, aggravando ulteriormente la situazione. È necessario che si prenda atto dello stato emergenziale ed è necessario avanzare alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la dichiarazione dello stato di emergenza. I carabinieri della sezione radiomobili di Paternò hanno arrestato per evasione un 56enne catanese residente a Belpasso. Nell'ambito di un servizio di pattugliamento del territorio, l'attenzione dei militari è stata attirata da un uomo che verso le 11 circa, mentre stava percorrendo l'estrema periferia sud del paese nella frazione Valcorrente, a bordo di uno scooter, al momento di incrociare i carabinieri cercava di nascondere il proprio viso con la mano. I carabinieri, chiaramente insospettiti da quel strano comportamento, hanno perciò deciso di rallentare la loro marcia per osservare meglio quello che poteva sembrare a prima vista un motociclista fra tanti. L'uomo, accortosi che l'equipaggio lo aveva individuato, ha effettuato un'inversione di marcia per tentare di allontanarsi ed evitare il controllo, ma è stato raggiunto e fermato in modo da evitare qualsiasi tentativo di fuga. I militari dell'arma hanno ricevuto la definitiva conferma che in effetti si trattava proprio del 56enne, in quel momento avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari presso la propria abitazione. Sottoposto alla misura cautelare solo da pochi giorni è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, convalidato l'arresto, ha disposto una nuova sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nuovi edifici dell'area sacra e una struttura che al momento sembra essere un piccolo tempio posizionato alle spalle del Tempio C sono stati identificati grazie agli ultimi scavi condotti al Parco Archeologico di Selinunte. Le attività di ricerca effettuate in questa zona, dice l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, riservano sempre nuove scoperte, in questo caso si tratta di rinvenimenti di grande valore. In autunno, quando riprenderanno le attività, avremo dettagli più chiari sulla portata del ritrovamento. Da oltre 10 anni gli archeologi dell'Institute of Fine Arts New e dell'Università degli Studi di Milano effettuano scavi archeologici a Selinunte, studiando a fondo i santuari urbani all'interno del grande muro di Periboloide sull'Acropoli e portando alla luce porzioni di abitati e interessanti manufatti. In particolare in quest'ultima campagna di scavo sono stati fatti grandi passi avanti in avanti, tanto che se le ipotesi dovessero risultare esatte si potrebbe descrivere il perimetro dell'area. I risultati degli ultimi scavi saranno presentati domenica 11 agosto alle 18 al Baglio Florio dal direttore del Parco Archeologico Felice Crescente e dall'archeologo Clemente Marconi, che coordina 60 collaboratori e studenti che hanno effettuato diversi lavori di indagine a Selinunte. Le esplorazioni riguardano più zone del grande santuario urbano sull'Acropoli, tra le aree di culto più significative del mondo greco dell'età arcaica e classica, dove la missione ha individuato con certezza il grande accesso monumentale al nord-ovest, ma anche un ambiente con un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e un gioiello in oro, oltre a una struttura che parrebbe condurre a un tempietto non ancora conosciuto, non grandissimo e senza colonne. Le ricerche di quest'anno hanno portato notizie anche sulle azioni rituali legate alla costruzione del Tempio del Re. Quando fu innalzato, le strutture attorno erano state rase al suolo fino alle fondamenta e sarebbero stati condotti diversi riti, quasi a voler purificare l'area. Qui è stata ritrovata una cuspide di lancia in ferro defunzionalizzata, cioè priva della punta e del filo della lama, un rituale per far perdere simbolicamente all'arma il suo potere offensivo.